Ogni anno, il 7 novembre, i fan delle avventure BioWare e in particolare dell'universo di Mass Effect festeggiano l'N7 Day, ricorrenza legata ovviamente al GDR fantascientifico che ha appassionato milioni di giocatori e che porta con sé concorsi a tema, interviste e a volte qualche sorpresa. Non è un mistero che BioWare sia già al lavoro da tempo su un nuovo capitolo del franchise e quest'anno, in occasione dell'N7 Day, lo studio canadese ha regalato ai suoi fan un nuovo e particolarmente criptico teaser del gioco. E i giocatori non hanno perso tempo. In pochi giorni la community è riuscita a decifrare il teaser, portando alla luce una marea di informazioni accuratamente velate. Andiamole a vedere. Il teaser è arrivato tramite l'account Twitter ufficiale di Mass Effect, ed anche se a prima vista il breve filmato contenga solamente una veduta panoramica di una sorta di stazione spaziale, gli stessi sviluppatori hanno direttamente invitato la community ad analizzare con attenzione i 25 secondi. Prima di procedere, guardiamoli insieme. Per prima cosa, l'oggetto a schermo è molto probabilmente un portale galattico in costruzione. Questi dispositivi, sparsi per la galassia, permettono ai viaggiatori di coprire enormi distanze in pochi attimi, formando così una rete galattica per il viaggio interstellare. Facendo attenzione, si possono notare la tipica struttura con l'anello rotante e la scritta MR7, che sta ad indicare Mass Relay. Ma perché quindi dovrebbe essere un portale incompiuto e non semplicemente distrutto? Beh, i fan più attenti hanno subito notato un dettaglio. I colori della struttura richiamano fortemente la Cerberus Corporation, corporazione che all'interno dell'universo di Mass Effect rappresenta un'alleanza formata da umani. Sappiamo che i portali sparsi per la galassia non sono mai stati direttamente costruiti dagli umani, ed è quindi probabile che la struttura rappresenti un tentativo di Cerberus di ricreare la tecnologia. E qui entriamo in territorio spoiler, almeno per quanto riguarda la prima trilogia e in particolare i suoi finali multipli. Se non volete conoscere gli eventi conclusivi di Mass Effect 3, vi consigliamo quindi di saltare il prossimo capitolo. Sì, perché questo indizio ci lascia spazio per riflettere su quale dei tre finali possa considerarsi canonico per la serie. Alla fine della trilogia originale, infatti, al giocatore viene concessa la possibilità di scegliere il destino della galassia e delle tecnologie antiche presenti in essa: distruzione, controllo o sintesi. Nei finali controllo e sintesi, ovvero il blu e il verde, i portali galattici originali vengono sì gravemente compromessi, ma non distrutti, ed in ogni caso saranno gli stessi razziatori a ripararli. La community è quindi piuttosto allineata nel definire canonico il finale distruzione, dove i portali vengono danneggiati in maniera irreparabile, cosa che si sposerebbe perfettamente con la volontà di Cerberus di ricostruirli. Inoltre, ricordiamo che il finale rosso, quello della distruzione, è l'unico dei finali di Mass Effect 3 che presenta una scena in cui si può scorgere un agente N7 ancora in vita tra le macerie, elemento che già all'epoca aveva portato i fan a definirlo come la conclusione più canonica tra quelle proposte. Iniziando ad aguzzare la vista, si può notare poi una nave in movimento nell'angolo in basso a destra dello schermo. Qui purtroppo non è possibile affidarsi a dettagli concreti, ma la community presume possa trattarsi della Normandy, la nave del celebre capitano Shepard, protagonista della prima trilogia della serie. Non è da escludere però che possa trattarsi della Tempest, direttamente da Mass Effect Andromeda, o del Mad Skipper. Ci sono poi dei numeri nella parte inferiore dell'immagine che potrebbero stare ad indicare un riferimento temporale per l'ambientazione. Se questa interpretazione fosse corretta, gli eventi del nuovo capitolo potrebbero svolgersi nel 2190, 4 anni dopo la fine della prima trilogia. Passiamo poi ad un indizio più nascosto. Come abbiamo detto, i giocatori sono stati invitati ad analizzare a fondo il trailer direttamente dal tweet degli sviluppatori. Bene, se si procede a scaricare il filmato tramite il link fornito nel post, il file del download avrà il nome di SA Intercept Saterium System Doc 314. Ora, Saterium System sembrerebbe indicare un nuovo sistema stellare mai comparso prima nella saga, dove potrebbe essere ambientato il nuovo capitolo.
Ma la parte più interessante è proprio SA Intercept, dove SA starebbe per System Alliance, che lascia intendere che il filmato mostri qualche tipo di contatto con la struttura da parte di una nave dell'Alleanza. Lo abbiamo lasciato per ultimo, ma l'elemento più curioso del breve teaser rilasciato è sicuramente la sua traccia audio. Strani rumori di fondo hanno portato ovviamente i fan a cercare indizi nascosti all'interno del file audio, ed è lo stesso account Twitter di Mass Effect a dare la notizia dell'avvenuta decifrazione della clip da parte della community. La traccia ripulita permette di ascoltare una trasmissione radio che avviene tra Liara e i Geth. La Asari si mostra preoccupata alla vista del portale galattico in costruzione presso il sistema Saterium da parte degli esseri umani, confermando quindi gran parte delle intuizioni precedenti della community. Exactly. The Council will be furious. Although they should know by now not to underestimate human defiance. It up to us the most living fit. È quindi probabile che le vicende narrate nel nuovo capitolo di Mass Effect possano riguardare l'intensificarsi delle frizioni tra gli umani e il Consiglio della Cittadella. Voi cosa ne pensate di questo teaser e di questi indizi? Come sempre, fateci sapere la vostra nei commenti e non dimenticate di seguire multiplayer.it su sito, social e ovviamente qui su YouTube. Qui accanto ecco alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie e alla prossima!